Ciao ragazzi, in questo breve video tratteremo i punti più importanti sull'inquinamento atmosferico e l'inquinamento acustico. Allora, iniziamo. L'inquinamento atmosferico nei motori è dovuto al fumo della combustione, quindi tutto il fumo che esce fuori dal tubo di scappamento. Più fumo esce e più ovviamente si inquina. Il consumo di carburante può dipendere principalmente da due fattori: l'utilizzo che ha il conducente del veicolo e la manutenzione del motore. Allora, l'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è dovuto per la maggior parte ai gas di scarico generati dalla combustione all'interno del motore. Attenzione quindi alla domanda che molti sbagliano, che è questa che è riportata qui sotto. L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria ed è falso. Cosa dipende principalmente? Dalla combustione dei gas di scarico generati all'interno del motore. Quindi questo è il fattore principale, ricordatevelo. Quindi, per diminuire l'inquinamento e limitare i consumi di carburante, è bene avere certi accorgimenti quali. Per limitare i consumi, conviene chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio-alte, perché le turbolenze all'interno dell'abitacolo possono frenare la marcia del veicolo. L'aria, entrando all'interno, tende a frenare. Fa un po' come l'effetto paracadute, quindi un paracadutista quando si butta e apre la vela, il paracadute, viene rallentato dall'aria che si ferma sotto la vela. Quindi un po' l'aria all'interno dell'abitacolo dà questo effetto. Quindi viaggiare a forte velocità con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento di consumi di carburante. Tenete presente che qualsiasi sistema che noi utilizziamo del veicolo tende a far aumentare i consumi di carburante. Quindi qualsiasi dispositivo elettrico, dalle luci, dall'autoradio, anche il climatizzatore, fa aumentare i consumi di carburante perché noi l'energia la prendiamo da questa esplosione, da questa combustione interna che ha il motore. Viaggiare con uno spesso strato di neve sul tetto del veicolo comporta anche in questo caso un aumento di consumi di carburante, perché la neve è acqua ed è molto pesante. Aumentando il peso il motore fa più fatica e si consumerà molto di più. Idem se si utilizza il portapacchi, se non è strettamente necessario. Viaggiare con il portapacchi è un elemento in più sul veicolo che, oltre ad aumentare il peso, va a rovinare l'aerodinamicità del veicolo e di conseguenza tende a creare un effetto freno. I veicoli devono rispettare poi una normativa per quanto riguarda l'emissione di gas nocivi, di gas inquinanti. Questa normativa prevede una classificazione che si va dall'Euro 0, e questi veicoli sono i veicoli che inquinano di più, fino ad arrivare al giorno d'oggi a una classificazione pari a Euro 6. Quindi i veicoli Euro 6 inquineranno molto di meno dei veicoli matricolati, classificati con la normativa Euro 0. Fate molta attenzione a questa domanda, molti sbagliano. I veicoli che rispettano la normativa antinquinamento Euro 4 emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli omologati secondo la normativa Euro 0. Vi ricordo che la normativa Euro 0 emette più gas inquinanti rispetto a tutte le altre, quindi è falso. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può anche essere ridotto scegliendo veicoli con alimentazione elettrica a metano o a GPL, oppure utilizzare dei veicoli che sono ibridi, che utilizzano sia il motore elettrico che il motore o a benzina o diesel o GPL, eccetera. Questi veicoli hanno un grosso vantaggio, che quando è inserito il motore elettrico, quindi è in funzione il motore elettrico, non emetteranno proprio nessuna sostanza inquinante, perché il motore a combustione interna sarà spento. Di conseguenza, alla domanda i veicoli ibridi con due motori a scoppio ed elettrico inquinano di più perché azionati da due motori, è falsa, perché il motore elettrico non emette sostanze inquinanti. Quindi l'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto evitando anche di usare il veicolo ovviamente per brevi percorsi. Per diminuire anche l'inquinamento bisogna evitare di tenere inserita per troppo tempo anche una marcia bassa. Per marcia bassa intendiamo la prima e la seconda, quindi è bene percorrere strade con marce intermedie, terza, quarta, quinta, no? Per abbassare il numero di giri del motore e di conseguenza consumare di meno.
Per diminuire l'inquinamento provocato dai veicoli non bisogna accelerare bruscamente durante le partenze. E fate attenzione a queste domande, che sono false ovviamente. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna accelerare ripetutamente da fermo per tenere caldo il motore e migliorarne il rendimento è falso. Se io da fermo continuo a accelerare, consumo benzina senza avere uno spostamento del veicolo e quindi è tutto inquinamento, è tutta benzina che consumo per niente. Attenzione anche questa, l'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione. Ovviamente che quando io sono fermo il pedale della frizione è premuto e di conseguenza non devo accelerare per niente. Un altro fattore che mi porta a consumare di più sono i pneumatici. Per quanto riguarda i pneumatici, ovviamente la pressione. Attenzione che la pressione deve essere quella stabilita dal costruttore, perché se il pneumatico è a pressione normale io ho la massima aderenza e quindi il pneumatico lavora bene. Se invece viaggio con pressione bassa, il pneumatico tende ad avere più attrito e deformarsi, surriscaldarsi e tende a effettuare un'azione di freno. Di conseguenza io consumerò molto di più, oltre che a rovinare lo pneumatico. Quindi attenzione, per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, è falsa. Vi ricordo che la pressione deve essere stabilita in base all'entità del carico, quindi a quanto pesa il veicolo in quel momento, secondo quello che dice il costruttore del veicolo. Ovvio che trainando un veicolo, quindi un rimorchio, aumentano i consumi di carburante perché il motore deve, oltre a trainare il peso dell'autovettura, deve anche sopportare il peso del rimorchio. Quindi attenzione anche a questa domanda, trainare un rimorchio non comporta un aumento di consumo di carburante ed è falso, perché i consumi aumentano notevolmente, il motore fa molta fatica. Come vi dicevo prima, gli apparecchi e dispositivi che funzionano a corrente elettrica fanno consumare e aumentare i consumi di carburante, quindi è bene non azionare i dispositivi se non sono strettamente necessari. Per consumare meno è anche opportuno scegliere, per quanto sia possibile, percorsi pianeggianti e scorrevoli, che evitano al conducente di fare lunghe e ripetute fermate o comunque variazioni di velocità. L'inquinamento prodotto dal motore è dovuto principalmente da un funzionamento non regolare del motore, quindi è molto importante fare la manutenzione. L'inquinamento dell'aria può essere ridotto controllando che il veicolo sia sempre nelle condizioni ottimali di consumo e di rendimento, quindi bisogna fare periodicamente i tagliandi e fare i controlli di revisione periodicamente quanto stabilito dalla legge. Attenzione che l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli scompare del tutto accelerando a fondo perché l'alta temperatura fa consumare in fretta il carburante. Se consumo in fretta il carburante, ragazzi, l'ho bruciato tutto e di conseguenza ne dovrò inserire dell'altro, quindi è tutto inquinamento che benzina che spreco e inquinamento che butto nell'aria. Ci siamo? Quindi non va più, tenete presente che l'acceleratore è come un rubinetto, più lo schiaccio e più benzina richiedo e più inquino. L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli può essere ridotto controllando che il filtro dell'aria non sia sporco o intasato, questo è uno dei controlli che bisogna fare periodicamente. Di conseguenza, anche per diminuire l'inquinamento provocato dai veicoli, in questo caso motore diesel, bisogna far controllare periodicamente sistema di alimentazione, quindi pompa, iniezione e iniettori, perché potrebbero rovinarsi, deteriorarsi, quindi l'iniettore potrebbe sgocciolare, si dice, quindi dare una quantità di gasolio in più e di conseguenza all'uscita dei gas di scarico si noterà anche un'emissione di fumo scuro, quindi di sostanze di gasolio bruciato male e di sostanze inquinanti. Attenzione all'ultima domanda: per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai gas di scarico del veicolo bisogna sostituire periodicamente il filtro antipolline. Il filtro antipolline è un filtro che si trova nell'abitacolo, di conseguenza non c'entra niente con l'inquinamento. Serve a non dar fastidio al conducente se dovesse essere allergico a qualche polline. O dell'olio ad ogni cambio di stagione. L'olio serve per lubrificare il motore, non c'entra assolutamente niente con l'inquinamento. Quindi attenzione, quali sono i punti che fanno aumentare i consumi di carburante? Circolare con le luci, radio, dulotto termico accesi o climatizzatore inserito se non è strettamente necessario.
circolare per lunghi tratti con marce basse o al massimo della velocità, circolare con i finestrini aperti o col tettuccio aperto, percorrere strade in salita o trafficate che comportano variazioni di velocità, i bagagli sul tetto o comunque trainare rimorchi può appesantire enormemente il veicolo e di conseguenza consumare di più, ovviamente bisogna farlo se non strettamente necessario. In caso di arresto prolungato è bene spegnere il motore, evitare di usare il veicolo per brevi percorsi e curare spesso la manutenzione dei pneumatici, quindi soprattutto la pressione che non sia troppo bassa. Di conseguenza, una maggiore emissione di fumo allo scarico è sintomo di maggior inquinamento causato dal motore. In questo caso il motore non brucia bene, quindi l'inquinamento è maggiore se il fumo è di colore scuro. Con un motore in ordine, le emissioni allo scarico hanno un colore circa di un grigio chiaro. Guidando un veicolo che emette troppi gas di scarico inquinanti, si può essere puniti con una sanzione amministrativa e il ritiro della carta di circolazione, e questo ci comporta di dover andare a fare poi la revisione in motorizzazione civile. La marmitta catalitica, per lavorare bene, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti, deve raggiungere circa una temperatura di 650-700 gradi centigradi. Di conseguenza, fate attenzione a questa domanda che dice: nei veicoli dotati di marmitta catalitica, l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo l'accensione del motore, quando la temperatura è ancora bassa. È falso. Ricordatevi che si avrà un'emissione ridotta dei gas inquinanti solo quando la marmitta raggiungerà i 650-700 gradi centigradi. Tenete presente che furia di lavorare la marmitta catalitica a lungo andare si deteriora, perché all'interno ha presente dei metalli che vengono detti metalli nobili, c'è dentro anche il platino, per questo motivo costa molto la marmitta catalitica. Di conseguenza, quando è deteriorata aumenteranno sicuramente l'emissione di questi gas. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore a scoppio bisogna sostituire la marmitta catalitica quando la stessa è esausta, quindi esaurita, oppure si è deteriorata dovute magari anche alle condizioni del tempo. L'inquinamento è un grave problema per la salute perché può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli fa aumentare lo smog, le piogge acide e anche l'effetto serra. Attenzione che questa è una domanda dei quiz. Tenete presente che se siamo costretti a stare per lungo tempo all'interno di una galleria per una formazione di code, è bene utilizzare il recircolo dell'aria, quindi evitare che il veicolo prenda l'aria dall'esterno e la porti all'interno dell'abitacolo, perché in questo caso si rischierebbe di respirare i gas di scarico degli altri veicoli. Quindi è bene utilizzare il recircolo dell'aria. Attenzione che troverete una domanda che è falsa, che è la seguente: in galleria è dannoso per la salute azionare il comando del recircolo dell'aria all'interno del veicolo? Ovviamente è falso, bisogna azionarlo. È vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito di raffreddamento del veicolo poiché potrebbe non essere biodegradabile. I liquidi devono essere raccolti in appositi contenitori, anche l'olio esausto del motore, il liquido di raffreddamento e il liquido dei freni dell'impianto frenante del veicolo, mi raccomando, vanno smaltiti, quindi portati in appositi centri per lo smaltimento. Attenzione che l'abbandono sul terreno di rifiuti pericolosi o tossici viene sanzionato con multe veramente alte. Alla domanda "non viene sanzionato" dovete mettere ovviamente falso. Per esempio, l'abbandono di una batteria per auto sulla strada o sul terreno può arrecare gravi danni all'ambiente e alle falde acquifere sottostanti, perché la batteria contiene dei veleni tipo il piombo. Se esausta, va consegnata negli appositi centri per poi farla smaltire. Questo vale anche per lo scarico dei residui organici e delle acque sporche delle autocaravan o di qualsiasi veicolo che ha un impianto igienico sanitario. Quindi quando i serbatoi sono pieni bisogna recarsi negli appositi centri di raccolta che li riconosciamo da questo cartello e di conseguenza fare lo scarico. Il proprietario di un veicolo che intende demolirlo o rottamarlo deve consegnarlo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza. Cosa vuol dire? Sono gli sfasciacarrozze, un demolitore. Il demolitore provvederà a separare le parti che si possono riciclare da quelle che non si possono riciclare e quelle inquinanti per lo smaltimento. Attenzione alla domanda che c'è sotto, che è falsa, che sbagliano in tanti. Per demolire o rottamare un veicolo
veicolo lo si deve consegnare esclusivamente al concessionario della casa costruttrice, falso. Attenzione che è vietato modificare il veicolo, quindi l'elaborazione è vietata. Guidando un veicolo a cui sono stati modificati il motore e la marmita si può incorrere in pesanti sanzioni amministrative, ed è vero. Attenzione alla domanda sotto che è falsa: è consentito modificare liberamente il motore e la marmita di un veicolo per diminuire l'inquinamento atmosferico? È falso. Per quanto riguarda invece l'inquinamento acustico, controllare che il dispositivo silenziatore e marmita sia in buone condizioni di efficienza. Non si deve frenare bruscamente o accelerare ripetutamente se non è strettamente necessario, per non far rumore con le gomme. Usare il clacson solo per motivi di sicurezza stradale, quindi evitate l'utilizzo del clacson. E sostituire il clacson con le luci ad intermittenza quando ne è consigliabile l'uso. Attenzione alla domanda che dice che bisogna sostituire il clacson con le luci ad intermittenza, ma solamente di notte. È falso, io potrei trovarmi di giorno anche in caso di scarsa visibilità. Quindi utilizzare il lampeggio invece che il clacson. E tenete presente che il clacson nei centri abitati è sempre vietato, a meno che non si tratti di situazioni di pericolo immediato. Sostituire periodicamente le guarnizioni frenanti, soprattutto se stridono. I rimorchi vuoti che sobbalzano eccessivamente potrebbero causare rumore, quindi quando è troppo leggero e saltella potrebbe far rumore sulla strada. Quindi rallentare in curva per evitare ovviamente lo strisciamento dei pneumatici che causano quel rumore fastidioso. Attenzione che il rumore è causato solo dal motore è falso, quindi abbiamo visto che il rumore può essere causato dagli ammortizzatori, dalle gomme che stridono, dai freni che sono esausti o rovinati, quindi potrebbero essere anche altri fattori, tipo anche la radio alta potrebbe causare dei rumori fastidiosi, oppure uno che chiude una portiera di colpo potrebbe causare rumori fastidiosi. Bene, ho concluso questo argomento, se ti è piaciuto metti mi piace e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, grazie!